Allora, siamo qua con il presidente della Casellese. Poggi, sconfitta dopo i calci di rigore alle semifinali contro il Dego, una Casellese che è andata vicinissima, la partita dei supplementari, perdevate 1-0 dopo la vittoria di 2-1 in trasferta a Dego nell'andata, siete riusciti a pareggiare nei supplementari 1-1 proprio al 120esimo, rigore per il Dego 2-1 e il Dego ha vinto i rigori. Sì, c'è rammarico perché c'eravamo veramente vicini e la sentivamo nostra la finale ormai, sarebbe stato anche secondo me un traguardo meritato, però onore alla squadra, ai tifosi del Dego che sono venuti qua, hanno fatto una grande partita, sono state veramente due grandi partite, sia l'andata che il ritorno, nel rispetto, veramente nel... Sarebbe bello vedere sempre partite così, con rispetto, con tra virgolette amicizia, nel senso proprio faccio i complimenti a loro. Per noi ora un po' d'amaro in bocca perché ce la sentivamo in mano alla finale, purtroppo ci è sfuggita così alla fine, però a testa altissima usciamo, non alta, altissima e siamo contenti, va bene così. Ora guardiamo avanti perché c'è ancora tanto da raggiungere. Campionato, la Casellese si sta riprendendo in questi ultimi mesi, di nuovo in piena zona playoff, un traguardo molto importante da cercare di raggiungere per giocarseli e cercare di raggiungere un traguardo che sarebbe la prima categoria. Sì, abbiamo avuto un girone d'andata con qualche difficoltà e per fortuna abbiamo raddrizzato la barra, siamo stati bravi tutti, dal mister in giù, i ragazzi, tutti, società, ci metto tutti, stati bravi tutti a raddrizzarci, a rimetterci in una carreggiata giusta e ora siamo di nuovo lì. C'è da ballare, queste 5 partite balliamo, vogliamo arrivare a qualcosa. Era l'idea che avevamo a inizio anno, c'è stato qualche intoppo in corso d'opera, come può capitare. Però ci siamo di nuovo, la prestazione di stasera lo dimostra, le prestazioni che abbiamo avuto sabato, ma anche le prestazioni degli ultimi 2 mesi lo dimostrano, la classifica lo dice, ci siamo e fino all'ultimo ci proviamo, assolutamente. Benissimo, ti ringrazio, in bocca al lupo per il finale di campionato. Grazie a te Claudio e grazie a tutta Settimana Sport, come sempre, grazie mille.